come dire, Luca, che ha dato voce a quello che, un po' quello che volevo dire. Un'altra parte però la dico ed è quella, diciamo, che noi dobbiamo innanzitutto capire che per onestà, cioè se noi diciamo di essere una forza politica onesta, diciamo di essere persone oneste, allora ci dobbiamo accollare anche, come dire, la responsabilità e l'onere di batterci con i disonesti, no? E questa è già una, come dire, potrebbe costituire proprio una prima scrematura. I fatti di Quarto, secondo me, ci fanno alzare un po' l'asticella dell'attenzione su chi imbarchiamo e su chi non imbarchiamo. Però ci dobbiamo, secondo me, liberare dalla logica erronea che anche all'interno del Meetup ci siano delle persone che detengono il primato dell'onestà e degli attivisti che la devono dimostrare. Perché secondo me, come dire, la dinamica proprio di fondo che non ci mette un po' d'accordo tutti quanti è questa. Io credo che l'onestà, l'integrità, cioè noi tutti i giorni la dobbiamo dimostrare innanzitutto a noi stessi e poi alla comunità politica di cui facciamo parte. E nessuno è scevro da questo discorso, cioè anche chi ci sta da 10 anni deve dimostrare a me la sua onestà e la sua integrità tutti i giorni. Cioè, quindi io non lo detengo questo primato in mano delle persone, cioè io non mi Amico sento. l'intellettuale. Quindi io non mi sento di. Come dire, io mi sottometto al fatto che devo dimostrare la mia onestà, ma dall'altra parte però anche ad uno storico io la chiedo, sempre e tutti i giorni. Bravo. Staldo meglio. No, c'è un altro intervento? Allora mi accodo dopo. No, una cosa brevissima. Ma come? Così, a telecamere accese. Pochi concetti, io rispondo a chi mi dicono tutti, ma sapete che sono di 5 Stelle, chi non è quarto, quella figura, sì, è stato un fatto positivo, abbiamo avuto una pubblicità mediatica eccezionale, tutte le televisioni, tutti i giornali hanno fatto parlare del Movimento 5 Stelle, prima cosa. Seconda cosa, è positivo, perché non abbiamo, non ci sta niente di male, perché non abbiamo dato niente alla Camorra. Si è dimessa e praticamente di che cosa ci accusano? Di niente, praticamente di un dialogo che è stato espulso, quindi non ci sta niente di concreto, di Ma deve essere d'accordo per Pietro, figurati, no, guarda, questa è la mia idea, quello che dico diciamo, a quelli che non ci conoscono. Poi dico, la lista, effettivamente ci sono dei vetri, lo sappiamo. Io la prima cosa dicevo, bisogna avere il coraggio di tutti quanti, tra di noi dice, io mi voglio candidare, allora mi dice, ma sindaco, ma questo qua, perché qua nessuno ha il coraggio di esporsi, cioè, se no sei una rivista. No, poi una volta fatta la lista di tutte le persone che si propongono, noi facciamo una selezione per quelli che conosciamo, oppure quelli, come diceva lei con la lista bianca, dice, io ho fatto questo, non quest'altro, e giudica, come poi è stato fatto anche per le elezioni regionali, praticamente le elezioni comunali, praticamente facciamo la griglia, no, praticamente. E alla fine verranno fuori dei nominativi e faranno la lista e poi saranno. Cioè la cosa così semplice, non mi pare di una complicazione estrema. Cioè il fatto che cada l'altro, mi auguro che non succeda, perché quello significherebbe veramente che non c'è democrazia nel movimento e non, uno non vale l'altro. Questo è quello che volevo dire. Perfetto, allora abbiamo terminato. Volevo dire una cosa io, volevo dire una cosa. Arrivederci pure sera. È sempre forza. È stato detto, chi la conosceva sta Rosa? Personalmente io non stava conoscendo. Rosa è parte lesa, avrà commesso qualche leggerezza, ma niente di così grave da essere buttata la croce addosso e da diventare il simbolo del fallimento del movimento. Personalmente io ho il cuore, scusate il gioco di parole, squartato dopo quarto. Per favore non fate di Rosa il simbolo del fallimento, perché Rosa è il simbolo di una persona che è stata abbandonata e quindi che non succeda mai più. Bene, chiudiamo la sessione di questa Ciao, giornata. Gennaro. Un saluto a Gennaro da parte di tutti quanti noi e speriamo di poter avere materialmente, ecco, scusatemi, speriamo di poter avere materialmente di fatto un riscontro positivo successivamente a questa riunione e trovare materialmente quella compattezza che ci dovrebbe dare forza e spirito al di là della ragionevole differenza di pensiero che all'interno
fino ad oggi noi abbiamo sviluppato nel lavoro fatto. Speriamo di trovare concomitanza e soprattutto vicinanza da parte di tutti i componenti, attivisti e portavoce del Movimento 5 Stelle. Un abbraccio a tutti.